Jacopo, Fabrizio Vitale, la Gazzetta dello Sport, benvenuto. Volevo iniziare da come si associano due sensazioni contrastanti, come il gol all'esordio e l'aver subito due sconfitte consecutive. Come hai vissuto questo approccio con Palermo e poi se ce lo puoi raccontare come è nata la trattativa, perché sappiamo che eri stato seguito anche prima che arrivasse Corini, se ce lo puoi confermare. Buongiorno, innanzitutto piacere a tutti. Sicuramente è stato un impatto forte perché devo tanto a questa piazza, a questa società. È stata una trattativa lunga, però poi portata al termine. Siamo tutti felici, ho parlato col direttore Rinaudo e Zavagno e alla fine ce l'abbiamo fatta. È stato un impatto importante perché nonostante comunque la sconfitta, la prima giornata ho trovato il gol, il mio primo gol con questa maglia gloriosa e sotto quell'aspetto sono molto felice. E ovviamente c'è da lavorare tanto perché siamo un gruppo con tanta gente nuova e quindi ci stiamo rimboccando le maniche perché ogni giorno è importante per dare il massimo sul rettangolo verde per arrivare al meglio il weekend contro degli avversari che quest'anno saranno veramente importanti. Giardina. Buongiorno Jacopo, Benedetto Giardina del Giornale di Sicilia. Qual è stato il tuo impatto con Corini, questo cambio, questo passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 che già Sulaz l'altra volta aveva un po' sottolineato come qualcosa che state cercando di metabolizzare, tu come lo stai vivendo lì a centrocampo? E poi una curiosità, il Barbero un po' nel tuo destino, hai segnato qui il tuo primo gol in Serie B, ecco, ci hai pensato a questo collegamento con quella rete quando giocavi con Venezia? Grazie. Sì, allora l'impatto col mister è stato veramente positivo, lo conoscevo già perché ci siamo sfidati tante volte e poi nonostante ci possono essere 4-2-3-1, 4-3-3, io sono a disposizione del mister, dello staff per offrire sempre il mio meglio e abbiamo un reparto importante, quindi c'è competizione e darò sempre il mio 100% per questa città e appunto per questa maglia che portiamo perché è veramente non importante ma ancora di più e dobbiamo sudarla perché merita tanto e comunque non cambia modulo, l'importante le idee che siano chiare e sono chiarissime, ci stiamo lavorando tanto per dare il meglio a tutti. Filippone. Buongiorno Jacopo, ben arrivato, sono Tullio Filippone in Repubblica. Volevo chiederti, tu, Stulaz, Saric, Di Mariano, siete i rinforzi per portare qualità e per alzare l'asticella della qualità di questa squadra. Ecco, immagino che questo sia un onore ma anche una responsabilità, ecco, come lo stai vivendo, come anche con l'ambientamento, ecco, a Palermo. E poi un'altra domanda, ecco, tu hai parlato più volte di una maglia gloriosa, ecco, tu a Palermo sei qui per un progetto importante anche per la tua carriera, comunque hai lasciato un'altra maglia gloriosa molto importante come quella del Toro, ecco, e volevo chiederti appunto quali sono i tuoi obiettivi col Palermo, con la maglia del Palermo, con questa maglia gloriosa come tu l'hai definita più volte. Grazie. Ma sicuramente i nuovi acquisti, come noi abbiamo una responsabilità importante, ma penso che noi ovviamente bisogna dare sempre anche di più del 100% perché dobbiamo lottare e dobbiamo portare a casa grandi risultati e gente come me, Di Mariano, come Stulac, come Saric dobbiamo dare quel qualcosa in più e aiutare la squadra. E per raggiungere appunto traguardi belli e affascinanti perché questa società e la maglia meritano e poi nonostante comunque abbia lasciato una maglia gloriosa come il Torino sono arrivato appunto in un'altrettanto società veramente splendida e
che merita veramente dei palcoscenici importanti, e quindi dobbiamo lavorare e lottare per ottenere ciò, e si fa tramite il lavoro, perché se non c'è quello non esiste nient'altro per arrivare ai massimi. Intanto benvenuto. Tu, in proprietà del Torino, in realtà sei andato sempre in prestito. Adesso arrivi a Palermo a titolo definitivo. Palermo è il punto di svolta della tua carriera? Cioè questa fiducia che la società ti dà perché ti ha acquistato in maniera definitiva? Sì, devo tanto, perché è stata una scelta importante e ho detto subito di sì. E, perché appunto... oltre a avere delle persone straordinarie, una città pazzesca, c'è una società solida dietro, e quindi bisogna portarla ai livelli massimi, e tutti insieme bisogna farlo, dalla città alla squadra, alla società, tutti insieme, perché si devono raggiungere obiettivi importanti, e quindi bisogna lavorare su questo, su questa strada. La Rosa. Ciao Jacopo, benvenuto. Antonio Rosa, Corriere dello Sport. In occasione della partita Torino-Palermo Coppa Italia lo scorso 6 agosto hai giocato gli ultimi 10 minuti della partita al posto di Lukic. Volevo chiederti se già in quella circostanza sapevi che Palermo sarebbe stata la tua nuova destinazione, e se qualcosa o qualcuno del Palermo in quella circostanza ti ha impressionato in particolare. Grazie. Buongiorno. Sì, diciamo che la trattativa era ben avviata, e comunque sapevo già che magari nei giorni prossimi potessi vestire questa maglia, e ovviamente ho giocato qualche minuto, e comunque è stato importante e anche emozionante per giocare contro la squadra mia futura, e comunque subito da quella partita ho visto il cuore dei tifosi veramente ammirevoli, perché sono arrivati lì allo stadio a tifare, a supportare la squadra, e questo è importante, perché servirà a noi in questi anni per arrivare tutti insieme per festeggiare. Radicini. Sì, ciao Jacopo, sono Radicini dal Preste. Volevo chiederti, nella gara con la Regina, chiaramente tutta la squadra ha avuto grandi difficoltà, anche a centrocampo, tu insieme a Stulaz e Saric. Ti chiedo cosa non è andato in quella partita, e cosa non bisogna fare, quali errori non bisogna commettere contro il Genoa. E poi inoltre volevo chiederti che tipo di giocatore è questo nuovo acquisto, Claudio Gomez. Le idee innanzitutto sono chiarissime, ma come ho detto prima siamo tanti nuovi, e quindi dobbiamo cercare di lavorare insieme per sfruttare al meglio le nostre caratteristiche e conoscerci il più presto possibile. Sicuramente abbiamo avuto delle difficoltà in quella partita, ma è già passata, adesso bisogna pensare fra 2 giorni al Genoa, perché la stiamo lavorando bene e dovremmo cogliere le occasioni importanti con grande aggressività. E, per il nuovo acquisto Gomez l'ho visto in questi 3 giorni, lo sto conoscendo, ovviamente sto parlando inglese un po' con lui, sembra un bravissimo ragazzo e sarà un ragazzo che ci potrà dare una mano. Io sono Valerio Drivi dell'agenzia ANSA, ben trovato. Un concetto che torna in questi giorni, lo hai detto tu poco fa, ma anche i tuoi compagni in questi giorni di presentazioni, è progetto, programma, lunga scadenza, tu hai detto negli anni futuri, quindi c'è proprio, si sente l'idea di legarsi a questo club anche nei prossimi giorni. Ti chiedo quanto influisce la presenza di una proprietà nuova, forte, solida come quella che è arrivata adesso, e quanta curiosità avete anche tra di voi di chissà dove possiamo arrivare con una proprietà del genere. Grazie. No, sicuramente è una bellissima soddisfazione far parte di questo progetto, e sicuramente c'è nell'aria voglia di fare bene, quindi c'è ambizione da parte di tutti, e quindi bisogna appunto cercare di sfruttare
e diciamo viaggiare tutti insieme e remare tutti insieme, perché sono occasioni che ti capitano magari una barra due volte nella vita, e quindi è un'emozione per tutti quanti noi giocatori, dello staff e dei tifosi, far parte di questa società, e bisogna viaggiare tutti sullo stesso ritmo per cercare appunto di ripagare la fiducia della società del Citigroup, perché ha dimostrato tanta ambizione. Ciao Jacopo, benvenuto, Chiara Ferrara di Sportisili. Volevo chiederti quali ambizioni personali hai e se ti è mancata in questi anni la nazionale. Secondo te puoi raggiungerla, e magari anche con il Palermo, grazie al Palermo? È sicuramente il sogno di tutti i ragazzi, di tutti i giocatori, vestire la maglia azzurra, e io purtroppo non l'ho indossata, e penso sia veramente un sogno che io finché gioco a calcio sarò a lottare ogni giorno anche per quell'obiettivo, perché non bisogna mai mollare a crederci, perché le persone che ci credono poi alla fine raggiungono tutto quello che vogliono, e quindi speriamo anche grazie appunto al Palermo possa esaudire questo sogno, però innanzitutto devo pensare a lavorare per questa maglia, per questa società, per questa città, per portarlo più in alto possibile. Vitale, poi tutto il mondo si mette già a far chiudere. Jacopo, tu la Serie B ormai la fai da diversi anni, l'hai fatta a diversi livelli, l'hai fatto più volte i playoff. Volevo chiederti, alla luce della tua esperienza di questo campionato, che idea ti sei fatta di questo Palermo, di come è stato costruito, alla luce dei rinforzi che sono arrivati, che potenzialità intravedi? No, sicuramente sono anni che faccio questa categoria, e innanzitutto è un campionato veramente difficile, penso che sia uno dei più difficili di quest'anno. Però penso che la squadra sia veramente forte, fatta di gente, soprattutto ragazzi bravissimi e che danno l'anima ogni giorno, e quindi questo è importante per raggiungere obiettivi. Bisogna lavorare, come ho detto prima, perché solo così si raggiungono risultati importanti, ed è un campionato tosto, perché troveremo davanti a noi squadre di grande organico, però noi dobbiamo dire la nostra sempre, perché dobbiamo puntare in alto. Ciao Jacopo, Cristiano Simete, del Palermo Calcio. La prima domanda è se quell'episodio della maglia di Dybala a Torino ha un po' influito, condizionato il tuo percorso futuro con la maglia del Toro. E poi ti chiedo se c'è un centrocampista del Palermo del passato a cui ti ispiri e da cui hai preso spunto anche per il proseguo della tua carriera e per questa tua nuova esperienza. Grazie. Ma no, riguardo a quel discorso, diciamo che è già chiuso da un po', ed è stata, diciamo, anche, cioè, è stata un'emozione mia personale giocare al derby, poi quello che è successo è già chiuso da un po'. Comunque diciamo che no, io nella mia carriera ho avuto tanti giocatori in cui, diciamo, mi ispiro così, però diciamo che la mia dedizione, il mio spirito di sacrificio sempre ha messo in mostra quello che potessi fare, e diciamo che lavorare è l'obiettivo principale. Ovviamente al Torino ci sono stati giocatori importantissimi, però diciamo che sono segre, quindi devo lavorare per raggiungere in alto grandi obiettivi. Poi ci sono stati giocatori come Lukic, che mi ispiro tanto, perché è un lavoratore nato come me, e gente così anche del Palermo, qualche centrocampista del Palermo che in passato, sì, che sei in passato. Sì, sicuramente, anche come il mister, come Migliaccio, come Pastore, comunque gente, ma poi potrei fare un elenco pazzesco, e infatti merita tanto, e perché devo tanto e devo lavorare. Ciao.
Ciao Jacopo, Simone Ciappa, Medical.it. Per quanto riguarda la sfida contro il Genoa, come si affronta una partita contro una squadra così altrettanto blasonata come il Genoa, appunto in un momento importante, dopo due sconfitte consecutive, sei gol incassati, e poi questa sfida in un calcio assolutamente moderno tra due club che sono di proprietà di due holding importanti, il Palermo con il City Group e poi il Genoa della 7-7 Partner? Beh, sicuramente come ho ribadito, sarà una partita bella, affascinante, perché loro hanno una squadra veramente forte per vincere il campionato, e noi ci faremo trovare pronti. Siamo in casa, avremo il nostro 12° uomo in più, che saranno i tifosi, a cui auguro tutti di venire, perché bisogna lottare tutti insieme, perché dobbiamo curare i minimi dettagli per affrontare al meglio questa partita. E sicuramente loro sono forti, rispetto per gli avversari come sempre, ma noi daremo sempre il meglio e battaglia fino all'ultimo minuto.